Ciao a tutti, amori miei, e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Ben ritrovati nella cucina della praticità, economicità, tradizionalità. Qui si fanno solo ricette che poi voi possiate rifare in tutta tranquillità a casa. Prodotti semplici, prodotti che si trovano in tutti i supermercati, non dovete andare in giro per l'Italia per trovare gli ingredienti. Simone vi dà una mano per trovare qualche idea nuova e qualche tecnica che magari vi può aiutare ad ottenere da un buon risotto un ottimo risotto. Perché parlo di risotto? Perché oggi faremo il risotto guanciale zafferano e asparagi. Siamo nel tempo degli asparagi, questo è proprio il clou degli asparagi che si trovano fino ad aprile, fino a maggio, giugno, poi già dobbiamo rinunciarci, quindi sfruttiamoli al massimo, andiamo a vedere come si fa questo risotto. Veramente, veramente ottimo. Allora, per questa ricetta ci servirà uno spicchio d'aglio privo dell'anima, un ciuffetto di prezzemolo bello bello, dei pistilli di zafferano che già ho messo a bagno, ma se volete potete anche utilizzare le bustine in polvere, ovviamente questo avrà più sapore. 25 grammi di pecorino romano che ho grattugiato in precedenza. Poi abbiamo 100 grammi di asparagi già tagliuzzati, ho lasciato le punte intere. 35 grammi di guanciale, di quello veramente buono buono. Poi il riso Carnaroli, io per due manciate faccio una porzione, ecco qui. Ovviamente un ottimo olio extravergine d'oliva. Adesso padella sul fuoco, fuoco medio basso. Perché? Perché andremo a mettere il guanciale a sudare, cioè a far sciogliere il grasso del guanciale che è tutto sapore. Per questa operazione lascerò anche la cotenna, perché nella cotenna c'è il grasso e grasso equivale a sapore. Per questa operazione qui non alzate la fiamma, serve dolcezza, pazienza, piano piano vedrete che il vostro guanciale tirerà fuori tutto il sapore. Allora, mentre il guanciale sta sudando piano piano, noi prendiamo un pentolino stretto e alto, e un ottimo risotto si fa sempre in un pentolino stretto e alto. Questa è la prima regola dei risotti. Poi si tosta, si va a tostare perché a secco? Perché così il chicco diventerà bello solido, bello bollente, ogni chicco deve essere bollente e a fine cottura si manterrà integro e al momento dell'inserimento dell'acqua favorirà l'uscita di amido con il bollore e l'ossigenazione che creerò all'interno. Allora, la regola è che il riso deve tostare e non deve bruciare, ok? Quindi andiamo a mettere acqua bollente un po' alla volta. Guardate le bolle che si creano, quella è l'ossigenazione di cui vi parlavo. Più il riso bolle con acqua bollente, più favorirà l'uscita di amido, che è quella sostanza che mi rende il risotto cremoso senza l'aggiunta di panna. Io quasi mai utilizzo il brodo, ma utilizzo acqua proprio perché voglio esaltare i prodotti che poi accompagneranno il risotto. Quindi, una volta messa l'acqua, andiamo ad aggiustare di sale, ovviamente. Si mette un po' di acqua alla volta così che si possa governare meglio anche la salatura e la cottura del risotto. A questo punto voi direte: sì, ma il guanciale che fine ha fatto? Eccolo qua, sta sudando piano piano, guardate il grasso che tira fuori. Bellissimo, bellissimo. Quello è tutto, tutto sapore. Quindi continuerò ad effettuare questa operazione fino a quando non otterrò una parte croccante. Quindi lo faremo croccante ma senza aggredire il guanciale, sempre a fuoco lento. Quando saremo a una cottura media del guanciale, vado a mettere l'aglio dentro. L'aglio non deve né soffriggere né imbiondire, deve soltanto insaporire per qualche minuto la padella e il grasso che sta uscendo fuori. Quindi lo strusciate come se fosse una bruschetta, strusciate tutta la padella, così una volta insaporita tutta la padella lo togliete perché il suo lavoro l'avrà fatto. A questo punto eccolo qui, guardate quanto olio ha tirato fuori, quanto grasso ha tirato fuori, questo ci servirà per insaporire il risotto alla fine. Tiriamolo fuori dal fuoco. Il risotto è un po' antipatico a tutti perché deve essere sempre a fuoco alto e si gira in continuazione. Però alla fine i risultati vi ripagheranno di questa fatica. Quando saremo a metà cottura vado a mettere dentro gli asparagi, quindi io gli asparagi non li prelesso, non li risalto, non ci metto odori, spezie, niente, deve essere il sapore naturale dell'asparago che ne ha da vendere. Questo è il periodo degli asparagi, quindi se ne trovano
di ottima qualità, sia quelli selvatici, buonissimi. E quindi non voglio intaccare il loro sapore con niente. Il risotto deve avere il sapore dell'asparago. Stop. Altra raccomandazione, se volete controllare come sta di sale, io vi dico sempre di stare attenti quando si usa il guanciale e il pecorino insieme. Quindi acqua deve essere semidolce, poco sale, altrimenti il risultato finale sarà sapido e dovrete aggiungere altri 2 litri d'acqua, ma da bere però. Quando mancheranno 5 minuti a fine cottura del riso, vado a mettere una parte del guanciale all'interno per iniziare a mixare i due sapori. Ultimo tocco, lo zafferano, eccolo qua. Allora, ci siamo quasi, adesso usciamo fuori dal fuoco. Allora, in questo momento, se voi assaggiate il riso, non è molto sapido, ok? Perché ho messo pochissimo sale. Quindi andiamo a mettere il nostro pecorino e vedrete che le cose cambieranno fuori dal fuoco, altrimenti fa effetto sottiletta e noi non lo vogliamo. Giriamo velocemente, così. Adesso non utilizzo il burro, ma vado a utilizzare il grasso del guanciale. Questo è tutto sapore, quindi non utilizzo il grasso del burro, ma il grasso del guanciale. Vi dico, ragazzi, provate questo piatto perché è bestiale, fenomenale. Mamma mia, senti, si sente l'odore appena lo mettete dentro, iniziate a mescolare, si sente un odore assurdo. Ottimo, davvero. Andiamo ad impiattare. Allora, eccoci qua. Impiattiamo questa delizia sovrumana. È veramente qualcosa di stupendo. Ultimo tocco. Vado a mettere un po' di guanciale croccante sopra. Eccolo qui, questo è il risotto guanciale asparagi e zafferano di Simone. Un odore che dovete soltanto provarlo come sempre. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Cuccioli belli, sono veramente contento. Quando faccio i risotti sono sempre contento. Poi è buono, bello, facile, semplice, economico. Mamma mia. Mamma. Il croccante del guanciale messo alla fine, gli asparagi e lo zafferano. Non ne mettete tanto di zafferano perché non deve essere un risotto lo zafferano, però si deve sentire. Mamma mia, fatelo, veramente, per favore fatelo. È bestiale. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Condividete, condividete, condividete. Vi ringrazio e un saluto da Simone. Ciao!